Radio Radicale, abbiamo ora ai nostri microfoni il presidente Lamberto Dini, già presidente del Consiglio, attualmente presidente della Commissione Esteri a Palazzo Madama. Presidente Dini, scambia il rapporto parlamentare fra Italia e Germania per l'approvazione del trattato fiscale, tutto vero? Tutto vero. È un disegno predisposto dal nostro presidente del Consiglio insieme alla cancelliera Merkel. Prevede lo scambio di presenza di nostri parlamentari in piccolo numero, naturalmente le commissioni esteri e bilancio, ma piccolo numero, al Bundestag nelle fasi finali della discussione e dell'approvazione, specialmente nella commissione bilancio, che è determinante, e la partecipazione di parlamentari tedeschi quando la Camera in seconda lettura esaminerà il provvedimento. Perché per ora è al Senato il provvedimento. All'inizio sì. Ecco, Presidente Dini, ma questo era un disegno che insomma è già da diverso tempo c'era, non è un accordo già fatto... già predisposto, infatti abbiamo anche parlato di possibili date con il nostro ambasciatore. Ora vediamo tutto questo sperando che non ci siano ritardi nella discussione per andare verso l'approvazione del provvedimento nel Bundestag. Ecco, perché al Bundestag c'è qualche problema politico. Esattamente, quindi vediamo come sarà risolto. Quali problemi ci sono lì in Germania dal punto di vista politico, ce lo può dire? Ma guardi, io credo che ci siano dei dubbi di costituzionalità del provvedimento, perché solamente per il Bundesrat, che avrebbero difficoltà gli stati a seguire il dettato del provvedimento Fiscal Compact, ma in particolare si dubita e si pensa che il provvedimento sia incostituzionale, perché una volta che entra nei trattati, che è previsto che entri nei trattati dell'Unione Europea, non sarebbe modificabile. E allora ci sono coloro che dicono in Germania e nel Bundestag in particolare, io ho parlato con alcuni, che questo naturalmente creerebbe dei seri problemi nel caso che ci siano fatti nuovi che necessitino politiche diverse. Capito? Chiarissimo. Senta, quindi è possibile una discussione complessa, potrebbe esserci anche qualche emendamento o qualche modifica? Io direi che potrebbe esserci al momento qualche ritardo rispetto anche alla data indicata dal nostro governo, che tutto dovrebbe risolversi prima dell'estate o in ogni caso prima della pausa estiva. Io mi auguro che sia così, che le difficoltà che incontra sul piano giuridico e costituzionale le questioni che sono state sollevate in Germania possano essere risolte in modo che entro giugno la cosa possa essere approvata. Un'ultima questione, Presidente Dini, già che ci siamo, ma insomma, secondo lei in Europa finalmente la politica economica comincia ad andare su un binario anche della crescita, oppure è tutto fumo e poco arrosto tutto questo dibattito? No, io credo che già da tempo, non solo ora, ma veramente le pressioni sul governo tedesco sono forti e la Germania non può rimanere indifferente alle crisi che si stanno sviluppando, recessive in particolare in molti paesi, che fanno cadere i governi di qua e di là. Quindi per forza qualcosa deve essere fatto, perché recessione in Europa significa anche effetti negativi in particolare sull'economia tedesca. Ma al di là di questo credo che sia indispensabile ora, e anche la Germania muove in questa direzione, perlomeno parlando a esponenti, amici miei tedeschi, mi hanno detto già da tempo che la cancelliera era praticamente convinta che questo fosse necessario e che aspettava, forse se può aspettare, l'approvazione del Fiscal Compact, perché quello dà garanzia che non si possa creare inflazione, e a quel punto si possano emettere project bonds, euro bonds, per mettere alla banca centrale
di fare una politica più espansiva di quello che ha fatto per oggi, in modo da dare alle banche la liquidità necessaria a prestare alle imprese e alle famiglie. Chiarissimo, lo ringraziamo come sempre il Presidente Dini e come sempre un saluto.